Via. Don Marcello Stanzione, di angeli forse se ne parla troppo poco, è così? Stranamente nella Chiesa cattolica se ne parla troppo poco, fuori dalla Chiesa se ne parla moltissimo. Se andiamo in qualsiasi libreria, Mondadori, Feltrinelli, gli scaffali sono pieni di libri sugli angeli. Il problema è che per lo più sono angeli della New Age, dell'esoterismo, della Kabbalah, dell'astrologia. E come dire, si è creato un vuoto da parte cattolica e io nel mio piccolo ho cercato di colmarlo facendo 250 libri. Io dico sempre che se ci fossero altri sacerdoti oppure altri cattolici scrittori, non c'era bisogno che io facessi tanti libri. Perché a suo giudizio se ne parla così poco? C'è una protestantizzazione del cattolicesimo, per cui siccome Lutero dice non abbiamo bisogno di madonne, di angeli e di santi, solamente Gesù Cristo, molti nella Chiesa si sono protestantizzati e quindi ritengono che quasi quasi la devozione alla Madonna, agli angeli e ai santi faccia concorrenza a Dio. Ma in realtà gli angeli sono creature di Dio, se Dio li ha creati un motivo c'è e quindi gli angeli ci portano a Dio, non fanno concorrenza a Dio. Lei, nelle sue apparizioni televisive, è stato sempre chiaro, lapalissiano, gli angeli esistono. Sì, gli angeli esistono, esistono anche i diavoli. Gli angeli esistono e tantissime persone hanno fatto un'esperienza diretta di salvataggi angelici, ma poi se apriamo la Bibbia, quasi ogni pagina della Sacra Scrittura parla degli angeli. Se dovessimo strappare le pagine della Bibbia, quasi tutta la Bibbia sarebbe distrutta. Ma gli angeli sono molto importanti anche nell'arte e nella cultura. Una volta io facevo un programma televisivo con Sgarbi e Sgarbi disse, qua se togliamo gli angeli dalle pinacoteche, dai musei, dobbiamo chiudere quasi tutti i musei. Da ragazzi ci hanno costretto a studiare la Divina Commedia. Togliamo gli angeli dalla Divina Commedia e non capiamo niente. Quale sarà il rapporto tra angeli e chiesa, il rapporto futuro? Gli angeli assistono la Chiesa. Noi diciamo che la Chiesa cattolica è una Chiesa militante. La Chiesa combatte il male, non combatte le persone cattive, i peccatori, altrimenti dovremmo autocombatterci, qua siamo tutti peccatori, non siamo un club di perfetti, ma siamo un club di perdonati. Gli angeli assistono la Chiesa in questo combattimento contro le forze del male. Nella Bibbia gli angeli sono la milizia, sono l'esercito di Dio. Allora, quando si parla poco o niente degli angeli, abbiamo anche una Chiesa come purtroppo è quella attuale, una Chiesa debole, una chiesa che non è capace di denunciare il male, spesso una chiesa che ha paura di denunciare il male. Più c'è la devozione agli angeli, tipo San Michele, il guerriero di Dio, più abbiamo una chiesa forte, una chiesa profetica, una chiesa che non ha paura anche delle conseguenze nella denuncia del male.